Siamo in compagnia di Andrea Formisano, centrocampista della Pro Vasto, da diverse settimane in biancorosso. Innanzitutto, come ti trovi in questo nuovo ambiente? Ma mi trovo molto bene e fin da subito, sia con il gruppo, con il mister, sia nella città, in tutto, sono trovato subito a mio agio e non vedo l'ora che inizi il campionato. Finora due gare con la Pro Vasto, quelle di Coppa tra andata e ritorno con il Giulianova. Dove può migliorare questa Pro Vasto? Ma allora, parto che secondo me abbiamo fatto due grandi gare, soprattutto l'andata e nel ritorno soprattutto. C'è stata, diciamo, la pecca dove dobbiamo lavorare, che in quei 5 minuti, 2 minuti di disattenzione siamo crollati, essendo anche un gruppo molto giovane. Sicuramente quello è il tassello che dobbiamo migliorare per diventare la squadra che può competere contro tutti. Dove pensi che possa arrivare la Pro Vasto? Ma secondo me, se tutti insieme puntiamo su uno stesso obiettivo, lottiamo come abbiamo fatto le scorse partite, possiamo toglierci grande soddisfazione. Domenica, primo appuntamento con Lovidiana Sulmona, come arrivate a questo primo impegno di campionato? Ma arriviamo secondo me bene, potevamo arrivare meglio se domenica appunto fosse andata come volevamo, però nonostante questo siamo fiduciosi, ci stiamo allenando tanto, e sia dal primo giorno stiamo appunto mettendo benzina per questa partita che ci aspetta e non vediamo l'ora che sia domenica. La società l'anno scorso gestiva la Vastese, quest'anno la Pro Vasto. Come ti sei trovato con il direttore, il presidente? No, mi sono trovato benissimo, ci trattano bene, non ci fanno mancare niente e anche questo è un punto in più che abbiamo il dovere di fare bene anche per loro.